Ciao a tutti, oggi vediamo il software Blender 2.8 partendo da zero per chi lo apre per la prima volta e quindi parleremo di interfaccia, navigazione e aggiunta di primitive. Aprendo il software ci viene chiesto per prima cosa il tipo di progetto che vogliamo creare. Ci sono dei preset già pronti e in base a quello che sceglieremo cambierà l'interfaccia. Utilizzerei quello di base scegliendo General. Vedete che comunque a destra c'è anche la possibilità di aprire i file recenti e in basso andare ad aprire un file nello specifico. Clicchiamo su General. A questo punto si presenta l'interfaccia del programma, che rispetto alla versione precedente è decisamente più ordinata, più pulita e in definitiva anche più semplice. La schermata principale è chiaramente la visione prospettica del nostro ambiente 3D. Visto che siamo in questa schermata, vediamo rapidamente i principali comandi di navigazione. Tanto per cominciare, se voi guardate in basso, in fondo al software, vedete che ci sono degli aiuti che vi dicono i pulsanti che potete utilizzare per navigare. Col tasto sinistro del mouse abbiamo la selezione, quindi la selezione degli oggetti che sono nella scena. Ovviamente trascinando abbiamo una selezione multipla ad area. Con il tasto destro abbiamo il classico menu contestuale, come nella maggior parte dei software, quindi le opzioni cambieranno a seconda dell'oggetto che in quel momento è selezionato. Mentre per navigare nel vero senso della parola possiamo utilizzare diverse combinazioni di tasti. Se muoviamo la rotella del mouse, chiaramente avremo uno spostamento in avanti e indietro del nostro punto di vista. Se teniamo premuta la rotella del mouse, potremmo cambiare l'orbita, l'orientamento, quindi ci muoviamo rispetto al punto di vista che abbiamo in questo momento. Se teniamo sempre premuto il tasto centrale del mouse, quindi la rotella, ma contemporaneamente premiamo Shift, abbiamo la possibilità di spostarci a destra, a sinistra o in alto o in basso. Al contrario, se teniamo premuto Ctrl, sempre la rotella del mouse tenendola premuta, in combinazione abbiamo la possibilità di zoomare, quindi di spostarci in avanti, ma come vedete rispetto a usare solo la rotella il movimento è più fluido, quindi è più controllabile. Ovviamente possiamo utilizzare anche dei comandi a schermo, quindi per esempio se non abbiamo la possibilità di usare il mouse perché utilizziamo un portatile o appunto una tavoletta grafica, abbiamo sempre la possibilità di utilizzare anche questi comandi in alto a destra della schermata, semplicemente cliccando e muovendo il mouse. Possiamo chiaramente avere una visione precisa, quindi su un asse in particolare, asse X, Z, Y, oppure una visuale libera. A proposito delle finestre, c'è la possibilità ovviamente di cambiare il layout e renderlo personalizzato. Quindi per esempio se noi volessimo avere più finestre con delle visuali diverse, come per esempio una dall'alto, una di lato e appunto una prospettica, lo possiamo fare. Questo passaggio è un po' particolare in questo software. La prima volta potrebbe sembrare un pochino complicato, ma in realtà è molto comodo perché ci permette di creare il layout che vogliamo in pochi secondi. Se vogliamo creare una nuova finestra, possiamo andare in un angolo. Vedete che c'è un piccolo spazio tra un pannello e l'altro. Teniamo premuto col tasto sinistro del mouse e trasciniamo nella direzione in cui vogliamo espandere la finestra. Vedete che ne crea una nuova. Quindi decidiamo la posizione, possiamo a questo punto cambiare il punto di vista e avremo due visuali diverse. In questo caso, per esempio, potrei averne appunto una dall'alto e una prospettica. Possiamo cambiare chiaramente la dimensione a piacimento, ma possiamo anche crearne altre. Quindi possiamo fare la stessa cosa, questa volta partendo dall'angolo in alto a sinistra. Teniamo premuto, andiamo verso il basso e vedete che ne crea un'altra. Chiaramente possiamo farne quante ne vogliamo, ridimensionarle e possiamo anche decidere che tipo di schermata è. Infatti, se noi andiamo nell'angolo in alto a sinistra, vedete che c'è in tutte le finestre questa tendina. Questa tendina vi permette di selezionare che cosa mettere all'interno di questa finestra. Io potrei volere un pannello particolare, quindi per esempio utilizzare questo spazio per avere un UV editor. E vedete che cambia la finestra. Oppure potrei voler lavorare con i materiali, quindi con gli shader. Lo seleziono ed ecco che mi si apre il pannello. Possiamo tranquillamente, a nostro piacimento, decidere che cosa visualizzare. Ad esempio potrei mettere le proprietà. Se voglio tornare indietro, mi seleziono nuovamente la viewport. Come faccio per tornare indietro? Per tornare indietro devo sempre andare qui, tenere premuto sempre il tasto sinistro e, diciamo, andare nella direzione nella quale io voglio espandere una o l'altra finestra. Per esempio, se io voglio mantenere quella in basso e cancellare quella in alto, vedete che viene illuminata con una freccia, come dire che verrà espansa.
una volta che tolgo il dito dal tasto sinistro del mouse, la finestra viene cancellata. Rifacciamolo di nuovo, andiamo al centro tra le due finestre, teniamo premuto, andiamo a destra o a sinistra e scegliamo quale visualizzazione mantenere. Io voglio mantenere quella di sinistra, quindi farò così. A questo punto vediamo un attimo i comandi all'interno della viewport. A sinistra abbiamo tutti quegli strumenti che servono per fare selezioni o modifiche sull'oggetto, semplici, quindi spostamenti, rotazioni, scala, eccetera, che le vedremo poi con calma in un video a parte. Possiamo decidere se, appunto, non conosciamo bene il programma, di visualizzare i nomi, quindi basta andare vicino alla prima icona, selezionare ed espandere. Vedete che se continuate ad espandere spuntano anche i nomi e quindi magari può essere più facile per chi ancora appunto alle prime armi col programma. Se viene visualizzata questa specie di linguetta significa che ci sono altre opzioni selezionabili semplicemente tenendo premuto col tasto sinistro del mouse. Abbiamo poi una tendina che ci permette di passare alle varie modalità che vedremo successivamente quando parleremo di modellazione. In ogni caso noi possiamo espandere questa tendina e passare a modalità diverse, quindi ad esempio la modifica dell'oggetto, quindi dei singoli vertici e facce e segmenti, oppure passare in modalità sculpting e via così. Poi abbiamo l'opzione sulla finestra, quindi la vista, possiamo decidere che cosa visualizzare come in qualsiasi programma ed è specifica appunto della viewport. Le opzioni di selezione, la possibilità di aggiungere primitive e altri tipi di oggetti in scena, quindi possiamo per esempio aggiungere una nuova mesh, per esempio una sfera o per esempio un piano, oppure altri tipi di oggetti come testi, come luci, ce n'è già una in scena, telecamere e altri tipi di oggetti che servono per scopi diversi. Abbiamo poi il menu object che appunto è riferito al singolo oggetto e quindi se noi selezioniamo per esempio il cubo possiamo effettuare delle operazioni che sono elencate in questo menu. Sono ovviamente tantissime, quindi non ha senso vederle una a una adesso. Qui abbiamo dei shortcut per la visualizzazione delle coordinate degli oggetti, del pivot che quindi è il centro delle rotazioni dell'oggetto, gli snap per poter spostare gli oggetti guidati da una griglia di posizione e il proportional editing che ci permette di fare di fatto una soft selection delle operazioni di conseguenza. A destra abbiamo delle opzioni di visualizzazione intesa come rendering della scena, quindi possiamo decidere per esempio, partendo dal gruppo di icone di destra, il tipo di shading da usare. Il primo ovviamente è il classico ray tracing, dove vediamo direttamente la griglia della mesh, per così dire. Quello di default che ci permette di vedere quantomeno i colori. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare il look dev mode, che ci permette di vedere anche le texture. E poi la possibilità di vedere un rendering vero e proprio tramite il sistema di rendering real time Eevee, che è appunto il nuovo motore che è stato aggiunto in questa versione. Chiaramente ora in scena non abbiamo nulla, quindi ancora non vediamo grandi differenze, ma è proprio quello che ci permette di avere un rendering molto ad alta qualità, pur rimanendo in tempo reale, con tutte poi le opzioni che possiamo aggiungere in un secondo momento. Torniamo comunque alla visualizzazione standard. Qui sotto abbiamo visto le icone di navigazione, che sono relative anche alla possibilità appunto di effettuare il pan, sempre selezionando, muovendo il mouse, lo zoom, la possibilità di vedere il punto di vista della telecamera, quindi noi in questo momento vediamo il punto di vista della telecamera che è questa, e la possibilità di passare dalla vista prospettica a quella ortogonale. È importante per esempio il fatto che cliccando su N ci viene aperto un ulteriore menu, e questo accade, vedete, ogni volta che c'è questa specie di linguetta sul lato destro del pannello, quindi possiamo ampliarlo manualmente oppure schiacciando N, che ci dà accesso a ulteriori opzioni. In questo caso ho delle opzioni di trasformazione, ma comunque è contestuale alla finestra che stiamo visualizzando. Per esempio, continuando a esplorare l'interfaccia di base, in basso abbiamo di default la timeline che ci serve per creare le animazioni, quindi possiamo anche qui espanderla, abbiamo tutti i comandi, questa è una timeline, quindi avremo il play, la possibilità di mettere i keyframe qui sotto, lo start land, il numero dei frame, eccetera eccetera. Vale quello che abbiamo detto prima, quindi se voglio cambiare pannello e qui sotto voglio visualizzare qualcos'altro, basta cliccare sulla prima icona e cambiare semplicemente il tipo di finestra da visualizzare. Anche qui vedete che a destra c'è una linguetta, quindi posso schiacciare N, oppure, e lo facciamo per esempio qua a sinistra, posso decidere di espandere
quello che mi viene indicato da questa icona. A destra di default abbiamo due pannelli molto importanti che sono: in alto abbiamo quello che è di fatto l'elenco di tutti gli oggetti che sono presenti nella scena. Vedete che c'è scritto Scene Collection, questo perché nella nuova versione è stata introdotta appunto la possibilità di creare le collection, che sono dei raggruppamenti. Vedete che se aggiungo un altro oggetto viene indicato. Questo grafico è molto importante perché quando abbiamo tanti oggetti di tipologia diversa possiamo organizzarli, cambiargli di nome, visualizzarli o meno, eccetera, e crearci delle collection, quindi come se fossero delle cartelle personalizzate nei quali inserire appunto gli oggetti. Ora è tutto all'interno di questa collection, ma io potrei crearne di nuove, per esempio cliccando qui, decidendo di mettere tutte le mesh dentro una collection, seleziono tenendo premuto Shift tutte quelle che sono per me le mesh, trascino semplicemente ed ecco che lo inserite nella cartella, quindi niente di diverso appunto dall'organizzazione di una cartella. E chiaramente poi posso fare azioni di gruppo come renderle visibili tutte quante, renderle inattive, eccetera. Possiamo cambiare la visualizzazione di questo pannello, nel senso che oltre alle collection possiamo vedere la scena, quindi qua viene proprio elencato tutto quello che è presente. Quindi abbiamo le due collection, che sono quelle che già avevo. Ho tutti gli oggetti e vedete che sono messi uno dietro l'altro. Abbiamo il mondo e abbiamo dei layer. Posso decidere di visualizzare i layer, eccetera. Quindi questa è, diciamo, l'area in cui organizziamo e navighiamo all'interno degli oggetti in maniera ordinata. C'è chiaramente la possibilità di fare una ricerca. Quindi se voglio cercare per esempio il cubo, basta selezionare il nome corretto, iniziare a scriverlo, e chiaramente un filtro per appunto la ricerca. Quindi possiamo restringere, quando avremo appunto tanti oggetti, l'area di ricerca utilizzando questi filtri. Passando all'ultimo pannello visibile nella visualizzazione standard, qui abbiamo la possibilità di cambiare tutte le opzioni relative sia alle impostazioni, diciamo così, del mondo o del motore di rendering, sia dei singoli oggetti che andiamo a selezionare. Infatti vediamo che questo pannello ha tante tab laterali e queste tab cambiano a seconda di cosa ho selezionato. In questo momento non ho selezionato niente, quindi abbiamo queste qui grigie e soltanto due colorate, che sostandoci sopra ci viene detto a cosa sono riferite, ma se vado per esempio a selezionare una mesh, vedete che spuntano tutta una serie di tab, perché sono tutte operazioni che noi possiamo fare su quell'oggetto nello specifico. Se seleziono una luce cambierà ancora, perché avrà delle caratteristiche diverse. Quindi questo menu è da andare a cercare ogni volta dobbiamo fare delle operazioni sul singolo oggetto oppure sulle opzioni generali. Infatti notate che nonostante io continui a cambiare la selezione, le prime icone non cambiano mai, questo perché appunto sono delle icone che valgono sempre. La prima sono delle opzioni generali dello spazio di lavoro, la seconda molto importante è quello relativo al rendering, quindi qui andiamo a settare, lo vedremo poi in un tutorial apposta, intanto quale motore di rendering usare. Vedete che abbiamo Eevee, come vi ho detto, e abbiamo il classico Cycle, con tutte le opzioni che chiaramente cambieranno a seconda di quello che andrò a selezionare. Poi abbiamo le impostazioni di output, che vengono rappresentati da queste stampante, quindi la risoluzione del rendering, se è un'animazione, i fotogrammi, la compressione, il formato, eccetera, eccetera. Le rendering passes, che possiamo definire qui dentro, e la scena, quindi tutte impostazioni riguardo, per esempio, le unità di misura, impostazioni della fisica, quindi la gravità, per esempio, lo sfondo, la telecamera attiva, che è quindi quella che poi verrà renderizzata, eccetera, eccetera. Dopodiché tab, per così dire, colorate, che invece sono contestuali all'oggetto che stiamo selezionando. Quindi nelle mesh, se seleziono la luce, ovviamente avremo opzioni diverse, basta esplorarle. Quindi avremo per esempio sempre la trasformazione e la fisica, ma solo con alcune opzioni, non altre, perché non possono essere applicate a un oggetto luce rispetto a una mesh. E per esempio abbiamo le proprietà della luce che non sono presenti in altri oggetti, e questo vale ovviamente per tutte le tipologie di oggetto, come per esempio anche la telecamera. A livello invece generale ci siamo soffermati sulla prima schermata che abbiamo visto, ma in realtà c'è chiaramente un menu compatto, nel senso che abbiamo la classica tendina file dove è possibile creare un nuovo progetto, salvare, importare e esportare modelli 3D, uscire dal programma, abbiamo edit con il classico undo e redo e tutta una serie di altre operazioni.
operazioni, tra cui le preferences, che sono ovviamente le opzioni del software. Questo è molto importante perché aprendole vedete che abbiamo tutte le opzioni del software in quanto tale, quindi partendo dall'interfaccia che potete personalizzarvi anche a livello di tema, a livello soprattutto di scala rispetto alla risoluzione del vostro schermo. Questo è importantissimo perché se per esempio siete su un portatile con uno schermo piccolo o con uno schermo 4K che quindi renderizza tutto con scritte molto piccole, icone molto piccole, potete andarvele tranquillamente a modificare e poi in ogni momento potete sempre tornare indietro, quindi questo è veramente utile. Quindi ci sono tutte le opzioni, dicevamo, anche relative ai colori, i temi che si possono utilizzare, quindi non per forza utilizzare questo tema scuro, relative alle viewport, le luci, le animazioni e così via. Una cosa su cui soffermarsi importantissima sono questi, gli add-ons. Gli add-ons sono fondamentalmente delle sorte di plugin che possono essere installati o anche semplicemente attivati perché ce ne sono già di preinstallati all'interno che semplicemente non sono attivi. Permettono fondamentalmente di aggiungere funzionalità che non sono già presenti nel programma o comunque di utilizzare dei tool che possono essere anche molto molto utili. Per esempio io potrei attivare questo add-on, mi basterà cliccare e sarà attivo. Se no, per installarlo, perché magari l'avete scaricato da un sito web, ce ne sono tantissimi su internet e gratuiti, vi basterà cliccare qui, selezionare sul vostro computer il file e l'add-on verrà installato. Abbiamo poi la tendina render, che appunto serve semplicemente per far avviare il rendering di quello che stiamo facendo, quindi se è un'immagine fissa, un'animazione o un audio. Come in tutti i software, il menu Window, che permette di attivare e disattivare delle finestre, e Help, con appunto la guida ufficiale. Dopo questo abbiamo queste tab, che sono tutti spazi di lavoro già creati e pronti. Quindi diciamo che nel 90% dei casi vi utilizzerete quelli già, soprattutto all'inizio, predisposti dal software, perché sono già organizzate in base al tipologia di lavoro. Quindi abbiamo questa di base, che è definita semplicemente layout, e poi abbiamo quella della modellazione, quella relativa allo sculpting, quella relativa all'UV editing, quindi con la sinistra già attiva la finestra per le coordinate delle texture, texture paint, shading per lavorare appunto con i shader e quindi con anche la possibilità di avere un'anteprima in tempo reale, animation, dove vedete che in primo piano c'è la timeline e la visione della telecamera, rendering, che è appunto vuota in questo momento perché è la schermata di rendering effettiva del programma, compositing perché all'interno di Blender è possibile effettuare compositing, e scripting per chi ha intenzione appunto di crearsi dei propri plugin e espandere le funzioni del programma. Questo ovviamente non è l'unico layout possibile, perché tramite questa spunta vedete che c'è una tab più dove è possibile creare il proprio workspace personalizzato. Oltretutto vedete che cliccando sul più abbiamo anche accesso a ulteriori layout già pronti, come per esempio quello del motion tracking, che non era evidenziato tra quelli disponibili, e quindi ci sono in realtà già molte cose pronte che è possibile utilizzare. Questa era una prima panoramica del programma, quindi abbiamo visto la struttura dell'interfaccia, come navigare all'interno della viewport e come semplicemente aggiungere delle primitive e navigare tra i menu. Fatemi sapere se vi è stato utile e ovviamente vedremo tutte le altre opzioni in appositi tutorial, e noi ci vediamo al prossimo video.